Boom, salve a tutti, sono Master Wall, scarico, carico, carico. Ragazzi, oggi è un argomento anche questo, dai, abbastanza interessante che anche questo mi hanno chiesto e quindi lo farò, anche se ho già parlato in passato di Bruce Lee, qui farò un po' un confronto particolare con un altro famoso attore, Jackie Chan. Entreremo nel merito fra poco. Allora, intanto no, devo dirvi questo, che noi abbiamo avuto un'esplosione di abbonamenti, di coaching online, di full immersion. Si vede che sta iniziando settembre la premassa, quindi siamo veramente contentissimi. Insomma, c'è tanto lavoro, però noi faremo tutto quello che c'è da fare. Tutti quelli che si rivolgono a noi sanno che si rivolgono al meglio, alla credibilità che c'è qui, e questo spiega anche il grande successo che abbiamo, chiaramente. Comunque, chiusa parentesi, allora, Bruce Lee, Jackie Chan. Beh, ragazzi, io vi dico una cosa. Sapete che sono stato da sempre un grande ammiratore di Bruce Lee, è stato uno dei miei miti assoluti, proprio assoluti, senza nessun dubbio. E, Jackie Chan, allora, pochi di voi, forse sapranno, pochi di voi, che Jackie Chan, in un film di Bruce Lee era una comparsa, cioè Bruce Lee e Jackie Chan fisicamente si sono proprio incontrati, dove Bruce Lee era un attore e lui era una comparsa fugace, che tra l'altro io questa cosa non la sapevo, quando poi l'ho letta guardando bene la sequenza effettivamente era lui. Allora, nel film I Tre dell'Operazione Drago con Bruce Lee, che il titolo originale è Enter the Dragon, comunque quello che c'è Jim Kelly, John Saxon, eccetera, eccetera. C'è una scena dove, verso il finale del film, Bruce Lee deve affrontare un sacco di scagnozzi del cattivone di turno che gli vanno addosso. Lui là è una specie di sotterraneo a torso nudo con un fisico bellissimo. Affronta dei scagnozzi, fra cui uno di cui lo prende per i capelli, no? Poi a un certo punto, almeno lì nel film, si sente un rumore, croc, spezza il collo, vabbè. E questo mentre teneva i capelli faceva oh, era Jackie Chan. Se andate a vedere questa sequenza, era Jackie Chan, ovviamente come comparsa. Poi anche lui ha fatto, diciamo, la sua carriera. Nel frattempo Bruce Lee purtroppo, ahimè, era morto. Tra l'altro morì poco dopo aver girato quel film lì, Tre Operazioni Drago, più qualche sequenza del film The Game of Death, il gioco della morte, ma questa è un'altra storia. Quindi Bruce Lee poi morì purtroppo, morì poco dopo quell'incontro, se vogliamo. E Jackie Chan iniziò la sua carriera cinematografica, che è stata molto lunga e abbondante, molto più di quella di Bruce Lee. Bruce Lee ha fatto quei pochi film, ha fatto la storia delle arti marziali. Bruce Lee ha fatto conoscere al mondo le arti marziali, è stato lui a far conoscere le arti marziali al mondo. Però Jackie Chan veramente come film, ragazzi, ne ha fatti tantissimi, ci ha avuto una carriera cinematografica veramente incredibile. Penso che sia il più prolifico attore di arti marziali che ci sia mai stato, perché ecco, quindi questo per dire. Adesso io così farò qualche analisi tecnica fra questi due attori. Mi piacciono tutti e due, ovviamente. Bruce Lee mi affascinava, era il mio mito. Jackie Chan, devo dire, mi piace perché è molto simpatico. E davvero, cioè, veramente sono film che si guardano volentieri. Allora, vi dico una cosa intanto. Sul piano fisico, facciamo un confronto fisico. Bruce Lee era noto per la sua estrema definizione, che per la sua epoca, la sua definizione era avanti anni luce, non si era mai visto uno così definito, cioè, era impressionante. D'accordo, era secco, non aveva muscoli, va bene, lo so, ma non era un culturista, ma aveva una definizione straordinaria che non si era mai vista. Guardate che in alcune sequenze del film, appunto, I Tre dell'Operazione Drago, penso che lì era il film dove era più definito di tutti, anche più di nel film dell'Uno di Chen, lì, qui proprio era il top. In alcune sequenze del film dove lui lotta con della gente che aveva un costumino, si vedevano i glutei striati, cioè aveva letteralmente i glutei striati, oltre che pelle sottilissima ovunque, quindi per dirvi il grado di definizione che aveva Bruce Lee. E aveva anche una bella muscolatura, cioè pur essendo, non aveva masse chiaramente, era una bella muscolatura simmetrica, incredibile la sua posa dei dorsali quando si mette così, che si allenava nel Kung Fu, no? Che si mette così. Io ricordo che in platea, ragazzi, nei cinema dell'epoca, quando si metteva così a V davanti di schiena, la gente, cioè nella platea si sentiva, oh,
Si sentiva un tono di meraviglia, di stupore, perché era incredibile. Aveva proprio anche dei bei dorsali che venivano su, belli simmetrici, partivano dai fianchi, era bello. Quindi, fisicamente, Bruce Lee veramente era notevole. Allora, Jackie Chan, attenzione, quando era giovane, che comunque si era già andato avanti nei film, che comunque era già abbastanza avanti, abbastanza famoso come attore, c'è stato un periodo della sua giovinezza dove lui aveva un fisico, anche lui, molto definito, bello, con gli addominali scolpiti, striature, abbastanza un po' più di muscoletti rispetto a Bruce Lee, se vogliamo, anche se meno bello. E in questo periodo, perché dopo poi non ha più avuto questa forma, e io vi dico che secondo me in quel periodo lì lui comunque assumeva, nel senso che quel fisico lì che aveva, in quel particolare periodo, si vedeva che era un fisico che dietro sì c'era anche allenamento, ma c'era anche il tocco del doping, un po' come fanno gli attori di oggi, sapete, no? Che per andare in forma prendono qualcosina per essere più definiti, qualitativi. Lui ha fatto la stessa cosa, ve lo dico chiaro questo. Mentre Bruce Lee di sicuro non ha mai usato nulla di farmaci, di doping, perché a parte che all'epoca nemmeno, cioè c'era, ma non era, diciamo, diffuso a livello tale che un attore pensava di usarlo. Poi il suo fisico si vedeva che non aveva tracce di doping. Jackie Chan, secondo me, in quel periodo, in certi momenti della sua carriera, secondo me, prendeva qualcosa. Allora, la caratteristica, diciamo, dei film, la tecnica dei film, se vogliamo la tecnica stessa dei due nell'ambito delle arti marziali, attenzione, anche qui ci sono delle differenze specifiche. Dunque, Bruce Lee aveva a parte che proprio tecnicamente era bravissimo, velocissimo, era incredibile, proprio se vogliamo, era incredibile. Nei suoi film, comunque, non in tutti, perché in alcuni c'era un po' così delle buffonate. Tipo i primi due, La cena con furore, Furore cena con piacere, ancora tecnicamente era un po' così, un po' cialtronesco. Secondo me il top l'ha raggiunto nel film L'Uno di Cento risanche l'Occidente, dove le tecniche, perché lui in quel film fu regista e anche maestro di arti marziali, cioè lui curava tutto lui le scene di lotta con Chuck Norris, con Bob Wall. Ci sono molte foto dove lui è lì con questi attori che spiega le mosche, ha fatto tutto lui e lì si è visto veramente che aveva fatto una cosa bella, cioè certamente tecniche abbastanza improbabili nella lotta reale, sappiamo che, però molto belle esteticamente, veloci, che davano l'idea allo spettatore che l'idea della potenza, della velocità e della efficacia, cioè era questo il bello di quel film. Tecniche spettacolari, improbabili nella vita reale, ma che davano allo spettatore l'idea di una grande potenza ed efficacia, quindi si rimaneva veramente affascinati. Per quanto riguarda invece Jackie Chan, attenzione, tecnicamente in realtà era bravo anche lui. Guardate che Jackie Chan comunque era anche un profondo conoscitore del Kung Fu, proprio detto chiaramente, lo conosceva veramente a fondo in tutte, anche in molti stili. Mi ricordo di un film che faceva la variante, c'era cioè la variante del Kung Fu che si chiama la variante dell'ubriaco, no? E lui l'aveva fatta anche molto bene. Cioè lui tecnicamente era molto bravo, conosceva bene il Kung Fu, però qual è la differenza con lo stile di Bruce Lee? Che lui la metteva sul, come dire, non dico sul cialtronesco, però lui lo metteva sul fatto così, quasi come se fosse un gioco. Cioè, combattimenti di Jackie Chan, se vogliamo, sono praticamente comici. Lui era molto spettacolare con queste trovate che faceva, si arrampicava dappertutto, capriole, era incredibile. Cioè, quindi lui rendeva la lotta spettacolare, ma per divertire il pubblico, come se fosse un clown, come se fossimo al circo. Le arti marziali passavano in secondo piano, quello che contava in lui era l'effetto così per divertire lo spettatore con delle trovate, poi lui tutti gli oggetti che aveva, le sedie, i tavoli, cioè si sono inventati di tutto. Lui quando girava i film, guardate che lui non ha mai usato controfigure, ha fatto un sacco di scene incredibili, anche pericolose, cioè fisicamente era veramente incredibile, era molto dotato. E però aveva questa impronta diversa di dare l'idea di un combattimento comico. Mentre i combattimenti di Bruce Lee, se vogliamo, erano un po' più drammatici. Ecco, questa è un po' la differenza. Però tecnicamente erano tutti e due molto molto bravi. E, ecco, io sostanzialmente vedo queste differenze qui. Anche poi il modo di recitare era diverso, cioè Bruce Lee, raramente si vede Bruce Lee sorridere nei film, anche se in qualche scena l'ha fatto, ma era sempre abbastanza drammatico. Lui invece era sempre così, guascone. Ripeto, i film di Jackie Chan piacevano molto anche ai bambini proprio per questa sua capacità di
fa sorridere, fa ridere la gente. Ebbe anche degli infortuni sul set, perché sapete che poi lui aveva l'abitudine, durante, ha finito il film, di far vedere le sequenze mentre preparavano le scene, no? E anche questo è un suo marchio di fabbrica. E sicuramente spesso si è fatto anche un po' male, perché, ripeto, non avendo controfigura, girava scene a volte anche molto pericolose, qualche acciacco qua l'ha avuto. Poi lui ha continuato comunque a lavorare anche. Tuttora qualche film recente l'ha fatto con ruoli più drammatici. Mi ricordo, ho visto un film recentemente dove lui, abbastanza invecchiato, fa il ruolo di un padre che ha perso la figlia in un attentato, no? Cioè, non so se l'avete visto. Quindi fa un ruolo molto drammatico. Questi ultimi film che ha fatto viene meno proprio il fatto dell'artista marziale, comico, guasconesco, ma proprio anche perché fisicamente credo non sia più in grado di fare certe sequenze. E quindi ha puntato un po' di più sul fatto drammatico, però comunque sono sempre film che si guardano in modo piacevole. Per cui io stimo anche, cioè mi piace davvero Jackie Chan, mi è sempre piaciuto, però devo dire che il fascino che aveva il grande Bruce, ragazzi, penso che sia qualcosa di unico. Cioè, ripeto, lui è stato quello che nel mondo, negli anni 70, ha fatto conoscere al mondo le arti marziali. Certo, poi non c'erano i mezzi di oggi, i web, i social, YouTube. Quindi c'erano i suoi film che nel mondo veramente hanno scatenato la passione per le arti marziali, ma non solo per il kung fu, anche per il karate. Perché quando lui fece il suo famoso incontro con Chuck Norris nel Colosseo, nel karate ci fu un'esplosione di gente che si andò a iscrivere ai corsi di karate, perché comunque, cioè, vedere uno che combatteva con Bruce Lee col karate, diceva, beh, allora il karate anche quello è una roba veramente tosta. E quindi, anche perché poi all'epoca corsi di kung fu praticamente non c'erano. Il karate invece c'era in Italia, mi ricordo. Io stesso ho fatto qualche anno di karate, proprio così da ragazzo, stile Shotokan, arrivai a cintura verde, una roba del genere. Perché ero appassionato, mi ero appassionato di queste cose, cioè il grande Bruce, le arti marziali, veramente incredibili. Dopo, nel tempo, chiaramente le cose si sono evolute, eccetera, eccetera. Però, ecco, quindi io penso di avervi spiegato un po', così, in questo confronto, un po' le differenze tecniche anche di recitazione, lo stile di questi due personaggi che comunque ammiriamo molto. Il grande Bruce rimarrà nel mito, nella storia. Jackie Chan è ancora qui, speriamo che campi ancora a lungo, magari che faccia qualche altro film, anche se chiaramente la sua parabola ovviamente è finita, però è ancora lì, e quindi questa è una cosa che ci fa molto piacere. Io vi ringrazio per l'ascolto e ripeto, ragazzi, settembre è qui, la premassa è qui. E se volete partire veramente, cominciare un percorso che vi porterà al meglio di voi stessi la prossima estate, noi siamo qui per voi e vi aspettiamo. Grazie a tutti, al top.